Ora la parola allo cantore di sinistra anticapitalista e prego tutti quelli che sono iscritti di tenersi in zona e quindi scusate, Carolina Zorzella, noi restiamo. Dopo. Allora io credo che in primis da un'iniziativa come questa, da questa assemblea, debba arrivare un messaggio a quelle compagne e compagni che, sbagliando e non vedendo un'alternativa, hanno creduto nella passata stagione che il Movimento 5 Stelle potesse costituire una forza antisistema, una forza a cui anche, diciamo, dei settori di classe potessero appoggiarsi per arrivare a certi obiettivi. Io credo che il messaggio che dobbiamo mandare è chiaro. Compagni e compagni, si può sbagliare, tutti possiamo sbagliare, probabilmente anche qualcuno di noi aveva nutrito qualche illusione, ma oggi bisogna fare una scelta. I 5 Stelle sono protagonisti di un governo di destra e reazionario, per cui o si sta da quella parte o si sta dalla parte delle lavoratrici e dei lavoratori, dell'opposizione sociale. Un governo che ha la sua caratteristica reazionaria e di classe in due questioni, giustizialismo e razzismo da una parte e dall'altra le proposte di politica economica, a partire dalla flat tax, perché se questo governo andrà in contraddizione con l'Unione Europea e con i banchieri, non lo farà sul reddito di cittadinanza o su altre misure che propagandisticamente avevano scritto nei programmi elettorali, lo farà sulla flat tax, che è un provvedimento che costerà decine di miliardi, un provvedimento iniquo socialmente e che in più verrà pagato sempre dai soliti, perché quelle decine di miliardi che costerà la flat tax corrisponderanno in ulteriori tagli ai servizi pubblici, al welfare, all'istruzione, alla sanità e quindi al salario indiretto dei lavoratori. Quindi io credo che noi dobbiamo prendere esempio oggi dalle lotte che stanno conducendo in Francia le lavoratrici, i lavoratori, gli studenti contro il governo Macron, contro le proposte di privatizzazione del servizio ferroviario e che stanno raggiungendo una importantissima, fondamentale convergenza delle lotte, questa è la parola d'ordine del movimento francese che proprio ieri, mentre noi eravamo qui in un'assemblea, è andato all'ennesimo sciopero generale e a manifestazioni di piazza partecipatissime, grazie appunto alla convergenza delle lotte, convergenza fra settori sociali diversi nel costruire l'opposizione al governo Macron, fra organizzazioni sindacali e politiche diverse nel costruire un grande movimento d'opposizione. Ed è quello da prendere ad esempio, ed è quello che dobbiamo fare, che Potere al Popolo dovrà fare in Italia nella prossima stagione. Nelle prossime settimane quindi dovremo essere in piazza con il governo, dovremo essere sui luoghi di lavoro. Io lo dico per le compagne e i compagni che sono iscritti in CGIL, che si sta aprendo il congresso della più grande organizzazione sindacale d'Europa, un'organizzazione la cui burocrazia e i cui gruppi dirigenti portano la responsabilità principale delle sconfitte e degli arretramenti dei lavoratori, ma quel congresso sarà occasione per andare a parlare con centinaia di migliaia di lavoratori e portare un'opzione alternativa, un documento congressuale alternativo che ricalca quelle che sono molte delle proposte che noi abbiamo messo nel programma elettorale di Potere al Popolo. Per fare tutte queste cose, per costruire una confluenza, un grande movimento di opposizione al governo della destra, serve un movimento organizzato, serve riprendere l'ispirazione del grande movimento di massa che abbiamo avuto in Italia, il movimento altermondialista, il movimento dei social forum. Per questo io credo che non ci servano le spinte, anche a volte forzate, a costruire
con potere al popolo un nuovo partito, ci serve invece di costruire un nuovo grande movimento di massa, plurale, un movimento organizzato che esprima i propri delegati, revocabili e a rotazione, che esprima i propri coordinamenti, ma che rimanga un movimento aperto a tutte e a tutti quei lavoratori che ancora non ci conoscono, a tutti quei lavoratori che ancora non percepiscono l'utilità della nostra proposta, perché l'unica alternativa al governo delle destre e al neoliberismo e all'Unione Europea è l'alternativa che può venire dalla spinta e dall'unificazione delle classi popolari, delle lavoratrici, dei lavoratori, degli studenti e della lotta di massa. Grazie.